Eccoci in Serie A, possiamo dire così, Livorno-Le speciale in questo lunedì per chiudere il ciclo di trasmissioni che sono iniziate ad agosto dello scorso anno. Si conclude con una serata dedicata alla gioia, alla soddisfazione per la promozione, dedicata nella seconda parte al futuro, a quello che già si sta muovendo e sono cose molto importanti. In questa trasmissione arriva dopo la diretta Fiume del sabato della promozione, con Noemi Diamantini e Vezio Venetti in onda per 3 ore consecutive, poi domenica e lunedì dedicata a rivedere quello che era successo perché tanti sportivi avevano chiamato e essendo fuori a festeggiare non avevano visto immagini e quant'altro e quindi avevamo deciso di riproporre proprio quegli spezzoni unici, cosa che faremo anche stasera. Arriviamo ad ora a chiudere il ciclo di trasmissioni che ha accompagnato televisivamente parlando il Livorno in Serie A, in un'annata particolare con alti e bassi, gioie, soddisfazioni, delusioni, malumori e poi di nuovo gioia e quant'altro. Stasera, insieme a due amici tradizionali di Livorno-Le, ne parleremo, ma avremo anche dei passaggi flash di altri personaggi legati alla situazione del Livorno Calcio che vi annunceremo una volta che saranno arrivati. Qua accanto a me, per chiudere anche la sua esperienza annuale, Pietro Ciao a Contorno. tutti, ciao a tutti, Buonasera. buonasera. Buonasera Pietro, naturalmente, e Noemi Diamantini che non è stasera la voce dei tifosi perché in alcune parti della trasmissione i tifosi interverranno direttamente attraverso i numeri telefonici che dopo vi comunicheremo. Con loro cominciamo subito perché abbiamo tanti servizi, collegamento telefonico da Milano con Fabrizio Pucci che era all'Ata Hotel a seguire le questioni di calciomercato, insomma tantissime cose, immagini esclusive dei servizi che abbiamo curato nei minimi particolari. Io subito con Pietro, a distanza di 8 giorni, smaltita la Ma sbornia. neanche per idea. Io non guardo nemmeno cosa sta succedendo nel mercato, mi voglio godere almeno 10 giorni senza altri nuvoloni in testa, no, una grandissima soddisfazione, ma poi per come, perché è una prova veramente superlativa di quelle che ricorderemo negli Ti anni. stuzzico subito perché durante l'arco della stagione alcune volte è capitato di soffermarci anche su alcune scelte del presidente Spinelli. Stasera ti voglio sentir dire che a questo punto Spinelli, che si siede spesso al tavolo verde da gioco, alcune volte vince, alcune volte perde, questa volta ha vinto in pieno. Io ho un mio pensiero sulla cosa. Secondo me questo è il più grande regalo che la squadra e la città abbia fatto al presidente negli ultimi 10 anni, perché questa non era una squadra nata e costruita per andare in Serie A. Ce l'ha portato prima di tutto il gruppo. Devo dire che la cosa su cui sono più d'accordo, per la quale ovviamente gli va dato merito, è aver scelto Ruoto, perché insomma Gennarino gli ha dato una spinta anche motivazionale che mai vista, però dobbiamo dire che con questo, secondo me, Livorno come città, Livorno come società è in pari col suo presidente, tanto gli amori sono equiparabili, diciamo così, perché questa squadra ha messo veramente quel quid in più che nessuno si aspettava e la città ha reagito in una serata magica. Noemi, allo stadio, naturalmente per il presidente Spinelli c'è stata una grande acclamazione perché poi effettivamente 3 promozioni in pochi anni Sì. le può firmare solo uno, che al di là delle scelte che alcune volte possono far storcere la bocca, poi alla fine ha dimostrato di Spinelli avere ragione. è da tanti anni che è nel calcio, è saggio, sa amministrare una squadra, sa di cosa parla, ci sono tanti Anche rischiando. rischiando, sì, perché nel calcio in questo momento dove non ci sono tantissimi soldi ci vogliono anche le buone idee e ci vuole il coraggio di rischiare e Spinelli in questi anni a volte abbiamo storto la bocca di fronte a delle sue decisioni, a delle sue cessioni, a degli acquisti che magari non ci sembravano adeguati, però alla fine ha vinto lui anche stavolta, perché sì, la squadra ha dato quel qualcosa in più, anche i tifosi, soprattutto nelle ultime partite, quando sono stati molto più vicini alla squadra, però alla fine è il presidente che gestisce la società e ha fatto bene. A proposito di tifosi, stasera uno degli ospiti verrà a darci informazioni anche sulla campagna abbonamenti. Io dico una cosa, che la città in questo momento, in questi giorni, deve
alla società un qualcosa di importante, cioè una mobilitazione, una partecipazione sotto il profilo degli abbonamenti unica, perché a questo punto va sottolineato che i 6-7 mila che ci sono stati sempre sono al primo posto. Gli altri 12.000-11.000 che si sono aggiunti solo nelle partite finali devono fare uno sforzo per poter essere presenti di più, sempre con costanza, perché la Serie A è la Serie A e una squadra come questa e una società come questa si merita un segnale anche da questo punto di vista. Andiamo verso un anno che è strategico per quello che poi succederà nel 2011, anche dal punto di vista della divisione degli introiti televisivi e quant'altro. Un anno che va, secondo me, proprio tesaurizzato in tutte. Secondo me, tutte le componenti devono fare il suo. Tra l'altro, uno degli ospiti, poi direi te chi è? Perché strutture definitive, cioè strutture che guardino avanti e che superino anche il gap, diciamo, che offre l'impianto attuale. Un presidente che si muove anche sul mercato cercando di creare una squadra che faccia anche sognare, perché se snoccioliamo un po' di nomi. Tanto per dirne uno, un mantenimento di diamanti, uguale Tavano, un arrivo di Lucarelli e poi una ciliegina sulla panchina alla Mazzarri. È chiaro che la città è pronta a prendere fuoco, perché ha preso fuoco in una maniera eclatante nell'ultimo campionato. Ognuno deve fare, perché il gioco d'azzardo spesso, specialmente a quelli di una certa età come me, ti fanno passare 90 minuti che ci saremmo potuti Hai evitare. fatto dei nomi che saranno protagonisti della seconda parte della trasmissione, soprattutto Diamanti, Lucarelli, con la frenata che c'è stata in queste ultime ore sul suo ritorno a Livorno. Mazzarri sembra sfumata assolutamente l'ipotesi. Tra l'altro c'è anche una nota stampa con Beretta e Ruotolo che rimangono i due papabili. Beretta con il suo staff che è nutrito, costa effettivamente parecchio. Ruotolo, da questo punto di vista, ha più chance. Questo è il risultato, anche perché con Ruotolo rimarrebbe Boccafogli, Vitali, insomma, gente che ha già partecipato all'avventura livornese. Allora, partiamo con le prime emozioni. Le prime emozioni, poi aggiungeremo un ospite alla serata. Le prime emozioni, io ho deciso così, di non far commenti, almeno inizialmente, nelle nostre schede, ma far commentare solo al sonoro dei momenti più emozionanti della finale e della promozione in Serie A. Vediamo. Attimo di pausa, c'è un piccolo problema tecnico, rimettiamo al punto la scheda e se mi date l'ok la posso rilanciare subito? Vai, vediamo. Grazie.
E lo spettacolo non finisce qui perché fra poco avremo anche un'altra scheda che unisce i commenti a caldo dei protagonisti con le immagini di festa in tutta la città, poi in 100 secondi il campionato del Livorno, una scheda che abbiamo preparato, lo spettacolo della curva e poi ancora tutti i gol di Alessandro Diamanti, quei gol che ci fanno capire come la sua valutazione sul mercato sia così alta. Ci hanno raggiunto due Alessandro, Alessandro Novi e Alessandro Vini, che sono qua in studio. Alessandro, saranno i primi due flash che avremo stasera. Alessandro ha tantissime foto, tra l'altro anche molto belle, quindi l'abbiamo chiamato proprio per capire come è stata immortalata questa festa. Alessandro Vini, che coinvolgo subito perché i tifosi aspettano segnalazioni importanti anche sul fronte degli abbonamenti. Noi abbiamo detto che adesso la città deve rispondere, non i 6-7 mila che ci sono stati sempre, quelli sono lo zoccolo duro, sono una certezza, gli altri 10-11 mila che si sono aggiunti solo nelle ultime partite, che avevano un po' lasciato lo stadio, da loro forse ci si aspetta un salto di qualità, è così? Sì, certo, ora crediamo e speriamo che l'entusiasmo che si è creato in queste ultime settimane possa servire da traino perché tante di queste persone che hanno assistito allo spettacolo si rendano conto che viverle allo stadio piuttosto che in televisione o per sentito dire raccontate è un'altra emozione, è un'altra partecipazione, un'altra gioia. Nell'ultima promozione, prima dell'avvio della campagna abbonamenti, se non vado errato, ci passò qualche giorno, forse era una situazione, un fattore naturale. Non so se riuscite adesso ad anticipare un po', perché no, la campagna meglio battere il ferro finché è caldo. Ora non ricordo la cosa avvenne. Mi sembra che ci fa, furono. Però noi per la campagna abbonamenti in realtà eravamo già pronti per partire oggi. Poi c'è stato tutto un attimo bloccato, quindi ripartiamo in realtà domani, perché c'è stato in questi due giorni, quando è stato un po' diffuso un po' i prezzi, qualche perplessità, quindi il club, il centro di coordinamento, i ragazzi della curva hanno manifestato qualche perplessità su alcuni prezzi, allora su alcune situazioni, allora c'è stato un piccolo ripensamento e oggi sono uscito diciamo la versione definitiva. Versione definitiva, ci puoi dare qualche flash importante sotto questo profilo? Semplicemente, ora, non so se avete già comunicato il diffuso, i prezzi erano stati decisi, e erano prezzi che tenevano conto di 18 gare, quindi il ripristino della giornata Amaranto, cioè anche in Serie A la giornata Amaranto, come d'altra parte c'era quest'anno. Invece, dopo questi contatti richiesti, il presidente Spinelli ha deciso di e togliere la giornata Amaranto e quindi l'abbonamento vale per tutte le 19 gare. Questo è un altro gesto importante che penso darà l'abbrivio a questa situazione. Quindi dalle prossime ore, da questo martedì, si potrà cominciare a sottoscrivere l'abbonamento. Da domani mattina si può già cominciare. C'è una sorta di prelazione per gli abbonati? C'è la prelazione per gli abbonati, che tra l'altro hanno anche un prezzo agevolato rispetto al prezzo di vendita per i nuovi abbonati, ma comunque possono già anche i nuovi abbonati già fare la prelazione, ovviamente nei posti non di persone che non hanno già l'abbonamento. Allora ci saranno sicuramente Inter, Juve, Milan, Roma, Fiorentina e quanto viene. andiamo al Curva Nord viene per i nuovi abbonati viene 190 e 170 per gli ex abbonati. E con questi più poi ci sono le riduzioni, certo, per le donne, i ragazzi under 18, under 14. 19 partite. Giusto? 19 partite in casa, quindi cioè, francamente viene la media di 10 euro a partita, anche meno, 8,50 euro a partita. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni per provare a fare, non dico il record di abbonati perché il record è di era qualche alto, tanto, era sugli 11.000, forse 12.000, no. Però insomma provare a raggiungere una quota importante per il Livorno come un segnale che la gente di Livorno dà alla società e in questo caso dà al presidente, che magari verrà invogliato anche ancora di più. Certo, anche perché abbiamo visto l'importanza di avere uno stadio veramente pieno, colmo di persone e con grande entusiasmo, cioè veramente un trascinare la squadra, per cui credo sia importantissimo avere tante persone che possono dare quello stimolo in più ai giocatori
E ricreare l'entusiasmo di esterno. A proposito di entusiasmo e di stimoli, io penso che ci sia una foto che Alessandro mi ha fatto vedere poco fa, che vorrei che mostrasse, se Miranda inquadra questa foto e poi va a stringere, non so se lei riesce poi a, magari glielo indica Alessandro, stringere su un tifoso. Allora, mettiamola così, a stringere su un tifoso. Vediamo prima tutta la foto e poi a stringere pian piano su questo tifoso. Qua siamo in curva, la partita è quella con il Grosseto, c'è il momento dell'entusiasmo di uno dei gol, sei al massimo Miranda, e questo tifoso che si vede è Igor Protti, notate l'esultanza in curva di Igor ad uno dei gol, e questo è l'amore, la passione per il Livorno che deve coinvolgere il più possibile tante persone. Grazie Alessandro. Fa l'abbonamento in curva anche lui. a quei prezzi. A quei prezzi fa l'abbonamento anche Igor, naturalmente. Ok, questa era una delle tante foto. Quanti scatti hai fatto in questi? Abbiamo fatto tanto. Ricordiamo che poi c'è tutta la famiglia Novi al completo. Che sì, si è, nelle grandi occasioni. Come nelle grandi occasioni, ce le farà vedere tante. Alessandro, altre scadenze che riguardano la società e la squadra? Ricordiamole, tipo il ritiro. Il ritiro adesso è stato deciso nel massimo la sede, quindi tra Val d'Aora, e la data non è ancora ufficiale, ora magari la ufficializzeremo nei prossimi giorni, magari non so se dopo che sarà ufficializzato deciso l'allenatore, non so, magari. e comunque in linea di massa dovrebbe essere dal 14 al 31 di luglio. Senti, tu le hai viste un po' di immagini di feste, giro per giro. Noi in questa scheda di 4 minuti e poco oltre abbiamo riassunto dei flash proprio a caldo e le immagini di una città impazzita. Le vediamo insieme, poi qualche altra domanda prima di salutare Alessandro, che è stato gentilissimo d'estate, in un periodo che per chi ruota nell'ambito del calcio è anche un po' di ferie, non per te, perché devi forse preparare il tutto per la prossima stagione, è venuto qua in trasmissione. Vediamoci questi 4 minuti, che sono tutte le emozioni dei protagonisti e l'emozione della gente. Riportare questa gente in Serie A era un dovere, ma credetemi, è una gioia immensa. Credo che se lo siano meritato tutto, guarda. Stato di parola! Ce l'ho fatta, ringraziando Dio ce l'ho fatta. È quello che ho chiesto alla squadra. Oggi è la partita perfetta. Oggi non devi concedere niente, non possiamo concedere niente. È stato così perché la partita l'abbiamo fatta solo noi. Festa stupenda, una città che quando le grandi occasioni non manca mai, sperando di iniziare un altro anno con entusiasmo come abbiamo finito. La Serie A come te la immagini, Alessandro, adesso con questo pubblico, anche con questi compagni così compatti? Ma ora vado in vacanza perché sono cotto un fegatello, ragazzi. Hai qualche sassolino dalla scarpa da toglierti? No, ma che sassolini. Tanto chi diceva male di me sta già rosicando per cazzi suoi.
sì, è stata personalmente un'annata straordinaria. Ringrazio tutti, dagli allenatori ai compagni che mi hanno dato la possibilità di fare tutti questi go. Io sono stato bravo a ripagarli e a riportarli in Serie A. Per te che sapore ha adesso tornare in Serie A, Fabio? Che sapore ha? Per me personalmente è un gran sapore, perché a 36 anni essere in una piazza dove mi vogliono tutti bene, dove sono tornato quest'anno qua a novembre, ho dato il mio contributo, non tantissimo per come ero abituato, specialmente qui a Livorno, a giocare tante partite, però credetemi, sono soddisfatto di quello che ho fatto, perché tutti i giorni allenamento fa crescere questi giovani che sono molto bravi qua a Livorno, e poi la grande soddisfazione di aver portato uno come Alessandro Diamanti, che anche oggi avete tutti visto che giocatore è. Quindi speriamo il prossimo anno di rimanere tutti e di fare una buona squadra per toglierci ancora le soddisfazioni che abbiamo fatto nei 4 anni in Serie A. Speriamo che non soltanto porta fortuna, speriamo che anche qualcosina do anche del mio. Però mi fa molto piacere vincere due volte a Livorno, e penso sia l'unico giocatore che ha vinto due volte a Livorno. La soddisfazione più bella di questa stagione, di questa promozione per te, Thomas, qual è stata? Ma non so, soddisfazione, sono stato nel finale, diciamo, che nel campionato, che da Sassuolo, da anche contro Grosseto e ritorno, anche questa partita qua, che penso abbiamo giocato un calcio che piace ai tifosi, che con grinta, con lotta, e abbiamo arrivati in Serie A. Eccoci di nuovo insieme. Io ringrazio Alessandro Bini, che ha seguito con attenzione anche queste immagini di festa. Mi sembra che al momento non ci siano altre novità dal punto di vista... Intanto io ti ringrazio, ringrazio tutti per... Un altro invito ai tifosi, che da domani comincino a fare gli abbonamenti, a venire allo stadio, e speriamo di avere un grande pubblico anche il prossimo anno. Grazie Alessandro, un saluto, buon lavoro a te. Nel frattempo coinvolgo Pietro, perché hai detto una cosa importante. Secondo me la Serie A, anche a vedere queste immagini, ce la godremo, sì, di più. Io credo di sì, perché aver riassaggiato la B, credo che questa volta sia più sofferta, più voluta, indipendentemente poi dal tipo di squadra che verrà fuori, perché molti dicono dipende dalla squadra. Io credo che proprio il pubblico sia un po' più maturo, si renda conto che questa è una platea che va assolutamente difesa con le unghie e con i denti, mentre negli ultimi tempi, insomma, negli ultimi due anni c'era stato un po' di appeasement. Allora, io ci tenevo che venisse qua in trasmissione, anche se negli ultimi tempi di televisione per motivi politici ne ha fatta tantissima, però era giusto secondo me che il primo cittadino di Livorno, Alessandro Cosimi, venisse a raccontare anche le sue emozioni in quella giornata di promozione, in questi 8 giorni, magari rivissuta anche attraverso queste immagini di una città che è impazzita di soddisfazione, e quando poi si impazzisce di gioia e di contentezza fa sempre bene, direi così, no? Ma io personalmente devo dire che ho sofferto molto più questa promozione che l'altra. Intanto sono andato a Grosseto quando abbiamo perso 2-0 e ho sofferto come una bestia. Poi sono andato a Brescia. E devo dire la verità, Brescia cominciò bene, però devo dire che fu anche un clima molto strano e molto particolare, Brescia, fra le altre cose. C'era
quasi una tensione nei nostri confronti, proprio anche contro il presidente, contro la squadra, di una tensione incredibile. Clima brutto. Brutto, eh? Brutto. Poi noi siamo stati molto bravi nella partita dove abbiamo vinto 3-0, anche ad avere un tifo che è stato intelligente, misurato, poi è andato anche tutto bene, è stato facile, io non voglio dire. Devo dire però che il terzo gol è stato veramente liberatorio. Io sono tra quelli che sono stati zitti fino a che non abbiamo fatto il terzo gol. Perché onestamente mi sembrava che intanto avevamo una tradizione ai playoff non bella, statisticamente. In più devo dire che quando li vidi a Grosseto questi ragazzi mi sembrarono veramente stanchi, se devo essere sincero. E in più, sai, è una squadra di ragazzi giovani, bravi tanto, però insomma è più facile che un giovane abbia una situazione di pressione, una caduta di tensione, piuttosto che una squadra costruita bene, come il Brescia, perché è una bella squadra. Poi è andato tutto bene, siamo stati tutti contentissimi. Bella la sensazione, bella la festa, bene per la città. Io ripeto sempre, perché non voglio esagerare, che il calcio non risolve i problemi della città, perché i problemi rimangono, non bisogna vivere la sensazione di dare in pasto il circo a questa situazione. Però bene, perché ho visto tanti ragazzi felici. Anch'io concordo con le cose che dicevate. Secondo me c'è più maturità. E questo significa anche godersela un po' di più, perché noi siamo stati in Serie A e abbiamo goduto anche poco. Abbiamo goduto poco per un sacco di discussioni, un sacco di cose. Ora sarebbe proprio il momento di stare bene. Noi proviamo a dare una mano, vediamo se al di là della questione del nuovo impianto c'è la possibilità di fare qualcosa per poter utilizzare il picchi in maniera anche migliore, dare una cosa di decoro anche alla squadra. E allo stesso tempo io spero che il presidente, l'ho sentito stamani fra le altre cose, faccia un'operazione in cui si arriva a un punto, quello del ritiro, in cui si dice eccoci qua, siamo qua e con questi noi facciamo la nostra battaglia il prossimo anno, in maniera tale che perlomeno possiamo viverci non un tormentone ma una situazione un po' più serena, ecco. Penso che la città se lo meriterebbe anche il presidente. Io ero tra quelli che quando hanno visto questa squadra qualche volta cadere in casa, per esempio, ho pensato, Madonna, non ce la faremo sicuramente. Devo dire che è veramente una vittoria del presidente, bisogna dire la verità, perché ha creato le condizioni per cui poi alla fine tutti dovessero dire che erano talmente contenti che si sono dimenticate anche alcune contraddizioni del gennaio e quant'altro, insomma. Tra l'altro ha fatto una scelta riferita ai suoi uomini, Ruotolo in primis, ma Signorelli che è rientrato nel gruppo che dirigeva la prima squadra, insomma scelte personali di una persona che è abituata a giocare tra virgolette d'azzardo, nel senso che lui si siede a un tavolo verde, fa alcune scelte, alcune volte vince, alcune volte perde, io lo definisco così. Questa volta ha vinto in pieno, ha fatto il colpaccio, sì, eh? Io mi permetto di dire che non ho la conoscenza del fatto del tavolo verde, ma credo che nemmeno lì però sia un avventato, ecco. Le cose che sappia giocare, no, le cose che ha fatto sono state alcune ovviamente contingenti. Per esempio la squadra affidata al Ruotolo in ultimo è stata una scelta di una fase di drammatizzazione. Poi dopo però è anche vero, io non conosco bene, come conoscevo altri della squadra precedente, non conosco bene Gennaro Ruotolo, però devo dire che insomma, esempio di solidità, esempio di serietà, un punto di riferimento per lo spogliatoio. Poi, insomma, primo caso di allenatore straniero a Livorno, quando ci ho parlato ho avuto un attimo un sussulto, poi sono entrato nel Ruotolese e ci siamo capiti abbracciati perché era la sua festa, l'ho visto veramente contentissimo. Quindi un elemento di, direi, non d'azzardo, ma gioco tutto lì perché c'è una possibilità di dare uno scossa. Io poi devo dire un'altra cosa, perché io sono molto contento di come è stata anche la festa dei tifosi, perché guardate, rispetto anche a alcuni eccessi, alcune cose, veramente ho l'impressione che le cose che diceva Pietro siano giuste, ci siamo anche un po' calibrati, no? Che spero non ci faccia perdere quella simpatia di quando andammo a Milano con le bandane, mi immagino che ci saranno, se ci sono le solite situazioni, mi immagino quante Noemi ci saranno a giro su quella situazione, e credo sia un omaggio a lei. Non per altro, certo, la voce dei tifosi, quindi la voce dei tifosi. Però ecco, voglio dire, rimanendo in questo arengo, io credo che sia una cosa divertente. Poi ho visto un sacco di ragazzi, tutti allo stadio, nessuno che ha vissuto questa cosa in maniera
insomma anche tesa, quindi bene, io sono molto molto contento, devo dire. Noemi aveva una domanda per il sindaco. Sì, tornando a parlare non della festa ma delle ultime partite di questa stagione, lei ha detto che ha vissuto le trasferte anche di Grosseto e Brescia. Pensa che a Grosseto la squadra si sia resa conto che adesso c'era tutto da perdere, perché forse magari quando siamo entrati nei playoff c'eravamo un po' adagiati su quella terza posizione che dava molti vantaggi, forse la sconfitta ci ha dato la sveglia. Ma io penso che Grosseto sia stata una partita, indipendentemente da tutto, giocata molto bene dal Grosseto, che aveva una difesa, io non sono un tecnico, l'ho vista insieme a Igor Protti, quindi mi dico le cose che diceva lui, che aveva una difesa a 4 dietro importante sui nostri giocatori di punta, e quindi questo consentiva di tamponare la cosa che non ha fatto il Brescia, che per esempio in casa ha messo una difesa a 3 e nell'uno contro uno veniva saltata sistematicamente. Poi preso un gol primo, che mi sembrava abbastanza casuale, abbiamo ripreso un altro gol sul calcio piazzato, quindi insomma anche questo non è una questione di qualità di gioco. Credo che poi dopo tutti si siano giocati il tutto per tutto. Quando ti va bene il colpo, gioco l'accoppiata e esce due cavalli completamente, uno sordo e uno cieco, e vinci uguale, allora dici allora è il mio momento, e a quel momento con il Brescia ce la siamo giocata così. Siccome anche il sindaco tra pochi minuti ci lascia, aveva promesso questo passaggio flash, e io le faccio vedere, in 100 secondi abbiamo riassunto il campionato del Livorno, subito dopo io le chiederò, siccome ci è andato direttamente lei sull'argomento stadio, rinforziamo le idee, visto che poi tra l'altro c'è il nuovo assessore allo sport, ritorni, c'è la giunta fresca che comincerà a lavorare anche su questo fronte, le chiederò qualcosa su questo e poi la saluteremo. 100 secondi per rivivere la stagione del Livorno. 100 secondi per raccontare il campionato del Livorno. La squadra di Acori inizia con il freno a mano tirato. Prime 7 partite, 8 punti e una sconfitta bruciante ad Empoli, nonostante il bel gioco proposto. Poi la squadra si sblocca con il Frosinone e comincia a volare verso l'alta classifica. Stavano e compagni non perdono più e arrivano ad occupare il primo posto della classifica in occasione della rocambolesca vittoria con il Sassuolo alla 19ª giornata. Una lunga serie di gare senza sconfitte, sembra tutto facile, gli Amaranto alla 24ª giornata hanno 4 punti di vantaggio sulla terza e volano. A quel punto arriva però il derby col Pisa che cambia lo scenario. Il Livorno perde la gara e tante certezze, comincia a balbettare. In casa non vince più, fuori regala risultati altalenanti. A Grosseto l'ultima perla con la vittoria in rimonta, poi si apre la crisi. Gli Amaranto vengono risucchiati, superati da Bari e Parma e arrivano persino a mettere in discussione il terzo posto. 3 mesi senza vincere all'Armando Picchi mettono in subbuglio l'ambiente. La sconfitta con l'Albino Leffe segna la fine dell'era Cori. Ruotolo prende in mano la squadra e la guida in un playoff che comincia male con la brutta sconfitta di Grosseto, ma finisce nel trionfo totale con il ritorno vincente con i Maremmani, l'intelligente gara 1 di finale a Brescia e l'apoteosi di 8 giorni fa. Erano pochi 100 secondi, Pietro, ma ce l'abbiamo fatta. No, l'abbiamo... poco, ma è rimasto tutto... aspetta, c'è ancora, c'è da divertirsi. Breve fascia pubblicitaria, la domanda al sindaco che salutiamo e poi con Alessandro, Noemi e Pietro cominciamo ad accogliere telefonate di tifosi, di qualche tifoso che riuscirà a prendere la linea e guardiamo al futuro. Breve pausa pubblicitaria. Carrozzeria Marsili, carrozzeria plurimarche con autosostitutiva. Vestire firmato, ora, non è più un problema. Il Manichino Abbigliamento, grandi firme alla metà del prezzo originale. Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Moschino, Giorgio Armani, Blue Marine, Valentino. Sono solo alcune delle firme prestigiose che il Manichino ti offre a prezzi super vantaggiosi. Vastissima scelta, serietà, professionalità e gentilezza sono garanzie sicurezza per ogni tuo acquisto. Il Manichino lo trovi a Livorno, Marina di Carrara e Ponte Amoriano Lucca.
Officina Ceccotti, autorizzata Iveco, riparazione veicoli industriali, commerciali, multigamma e rimorchi, servizio di pre-revisione. Officina Ceccotti, via Augione 9, parallela via Firenze, 0586 40 12 88. Farmacia San Marco, Scali Pontino 25 a Livorno. Professionalità e cortesia. Laboratorio preparazioni galenico magistrali e laboratorio prodotti cosmetici, fitoterapia, omeopatia, integratori alimentari. Aperta dal lunedì al sabato compreso. In via di Montenero 91 Livorno, ristorante pizzeria Il Muretto. Buona scelta cucina terra mare. Prenotazioni per banchetti, comunioni e ricorrenze. Aperto tutte le sere. Prenotate il vostro tavolo al fresco nel giardino secolare. Eccoci di nuovo insieme, Alessandro Novi, nella fascia pubblicitaria ha anticipato la domanda, rifagliela, vai, no, non gliela vabbè, faccio è quello che tutti si domandano, se lo stadio si fa o no veramente. Questo stadio si fa allora, sì. Ma intanto dividiamo le cose in due parti. La prima questione è, si vuole fare o non si vuole fare? Sì. In tempo molto breve, nei primi 100 giorni, definiamo la questione economica, perché è quello il problema. Dopodiché stabiliamo la localizzazione con i nuovi strumenti urbanistici, perché io credo che si debba fare per forza. Siccome bisogna essere onesti con i cittadini, bisogna vedere se passa questa benissima benedetta legge Lolli Butti, che è una legge che è presentata in maniera bipartisan, che, come diceva giustamente Pietro, pone un problema. Le società vogliono patrimonializzarsi o no? Perché pensate che in Italia sono le uniche società per azioni che vanno in borsa ma non hanno patrimonio, quindi anche questa è un'altra cosa stranissima. Se così non fosse, perché non si può certo gravare tutto su Livorno, vediamo quello che riusciamo economicamente a strutturare con manovre nostre e con rapporti anche con privati. Ma io credo che oramai in questi primi 100 giorni bisogna porsi il problema serio di trovare una soluzione, perché secondo me non si può continuare a tenere lì senza poi, fra le altre cose, farci investimenti importantissimi, perché io lo dico mica per la sicurezza, per l'amor di Dio, questo non c'è problemi, perché se così fosse saremmo colpevoli, però è una struttura di 32. E questo fatto incomincia oggi a pesare anche sul merchandising, sulla possibilità di farlo utilizzare dai tifosi. È in una piazza dove, io lo racconto sempre perché c'è un mio amico carissimo che mi fece una battuta buffa, ma fu simpatica, ma corretta. Mi disse, ho fatto l'abbonamento, Alessandro? Ho detto, perché te vieni allo stadio, Roberto? Non ci sei mai venuto. Cioè no, devo andare nel bagno perché mi ha messo una cancellata nel corridoio, praticamente. Cioè, e al di là delle battute stupide, c'è un problema. Se la sicurezza è questa, quel quartiere è troppo delicato, ci vuole un posto dove mettere le macchine, ci vuole una possibilità di farci altre cose, ci vuole anche una possibilità di gestire la fuoriuscita in un certo modo. Io credo che la risposta debba essere sì, con l'impegno di comunicare ai cittadini nei primi 100 giorni le capienze economiche, una serie di questioni che riguardino questo. Altrimenti, se no, noi dobbiamo dire la verità, dobbiamo dire che non si trova un elemento economico e sarebbe un problema, perché secondo me da lì va spostato. Allora, perfetto. Io, siccome sono rimasto ligio a quelli che erano i dettami, io ringrazio il sindaco, sicuramente arriveranno telefonate e cose, proveremo a rispondere e poi rinizieranno le trasmissioni col sindaco il venerdì sera e anche questo sarà un argomento. Aveva chiesto questo quarto d'ora e noi rispettiamo. Sì, è stata una giornata particolarmente dura. Quindi, grazie per la sua partecipazione. Grazie a voi, anzi, mi ha fatto un sacco di piacere. Però io nei 100 ci avrei messo anche il tacco di Rossini. Sì, nei 100 perché secondi. Che onestamente è stato un episodio. Io credo che noi a gennaio l'abbiamo premiato come il gol più bello dell'anno, quindi è stato con targa Rossini, quindi. Grazie al sindaco, lo salutiamo, può alzarsi tranquillamente in diretta. Nel frattempo vado da Alessandro Novi ciao, chiedergli subito una cosa. Poi cominciamo a prendere un po' di telefonate, 3-4 telefonate. Ecco, le foto, tra poco vedremo delle immagini. Comincio a mostrare un po' di tifosi. Qual è uno scatto a cui sei particolarmente affezionato? No, vabbè, non parlo, lo sai benissimo, non parlo in prima persona, vabbè, affezionato. Li ricordi tutti e quattro, i quattro moschettieri? Allora, per anzianità Riccardo, che è il più vecchio, Fabrizio, io a ruota e l'ultimo è Alessio, che perfetto. È quello che di queste foto ha fatto le scatti dalla curva, perché viene da lì, è proprio un curvaiolo. Comunque, quello a cui sono più affezionato per
vabbè, un po' di bravura, un po' di fortuna e il gol di destro al volo di... Questo è un reperto storico, il gol di destro al volo di Alessandro Penso Diamante. penso di sì, perché oggettivamente non era facile aspettarselo un cross dalla sinistra e lui di destro calciare al volo, insomma, non era semplice. Allora rilancio una cosa, visto che ci sono un sacco di tifosi. Su YouTube ho visto la ripresa di un bambino, che poi insomma mi ha toccato perché la voce sembra molto quella di Lorenzo, mio figlio, che ha preso fortunatamente il gol di Diamanti col cellulare dalla gradinata. Grande. Allora se ci sei, dacci un colpo di telefono perché c'ha 10.000 contatti. È lui che... Quindi 10.000 contatti su YouTube. Quella fa scopa con quella lì. Se ci sei, facci sapere comunque, chi sei. Se questo bimbo porta così fortuna, ogni tanto facciamo la no, io diciamo, compriamogli l'iPhone al bimbo. Allora, subito un po' di telefonate. Io mi raccomando ai tifosi, proprio se riuscite dei flash, solo delle emozioni, regalateceli. Se io siete brevi, raccolgo più persone perché il tempo è tiranno. Pronto? 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 Sì, ciao, buonasera. Ciao. Chi sei? Sono Gaetano dal Viareggio. Ciao Gaetano, dimmi, tifoso del Livorno. Ascolta, io volevo volevo salutare tutti voi in studio. Grazie. Poi volevo fare un saluto alla squadra che ci ha regalato questa promozione e poi un saluto a voi di Granducato perché io, essendo 30 anni che sto qui, con Granducato mi sento un po' a casa anch'io. Ti teniamo un po' più vicini alla città in questo caso, alla squadra. Sì, perché vedo sempre i TG, insomma, mi tengo sempre informato con voi. Ti ringrazio Gaetano, farei l'abbonamento? Senti, volevo sapere un'altra cosa, ma la prelazione dell'abbonato, fino a quando c'è? Allora, da domani io immagino per una decina di giorni. Mi sembra che ci sia fino a quasi metà luglio. Quindi un po' di più. Quindi c'hai tutto il tempo, mi raccomando, abbonati in fretta, ok? Ah, quello io tutti l'anno. Ciao Gaetano, ti ringrazio. Altra telefonata. Grazie a voi. Ciao, pronto? Pronto. Sì, buonasera. Pronto, buonasera. Chi sei? Senta, no, niente. Innanzitutto mi volevo ricordi fare... Mi ricordi il nome, per favore, così? Il nome è Gino. Gino, vai. Sono contento di essere ritornato in Serie A con questa magnifica squadra che ci ha fatto un po' soffrire. Sono contento per quello che ha fatto il presidente Spinelli, che bisogna ringraziare e baciare dove cammina. Perché quando andrà via lui non si saprà come fare. Però volevo fare una richiesta a Spinelli. Vai. Se poteva essere un pochino più generoso per il rinnovo degli abbonamenti, perché sicuramente per volere 11.000 abbonati doveva essere quantomeno... si doveva ripetere come nel 2008, diciamo, sulle cifre del 2008. Con tutto ciò io sono uno di quelli che mi sacrificherà e continuerò a hai sentito la notizia lottare che... come ho fatto tutti questi anni. Senti Gino, hai sentito però, la notizia delle 19 partite, tutte comprese, non c'è giornata Amaranto, quello è già un... Quello sì, ho capito. Un'aggiunta importante. Però l'altro anno in gradinata si spendeva 200 euro. Quest'anno ce ne vuole 3,50. Ora io particolari tempi, su quello, cioè, su questo... Non è che si sono allungati gli stipendi, sono sempre soliti. Su questa diversità ci doveva essere, magari Alessandro Pini ti dava delle conferme. Comunque vedremo un attimo sulla nuova organizzazione che è stata fatta in questi giorni dopo il confronto con i tifosi. Gino, ti ringrazio intanto. Bene. Un saluto. Forza di buono. Ciao. Allora, tra poco ne prendiamo magari un'altra. Io volevo di nuovo con Alessandro soffermarci su qualche situazione particolare. Sì, ecco, arriviamo subito, signora. Un attimo solo, Prendiamo un po'. Allora, un attimo solo. Questa foto qua, vediamo. Questa è fatta dalla curva. Esultanza. Un momento di sventolio
delle bandiere. Senti, scusa, una curiosità, ti ho visto proprio alla fine, vicino alla panchina, è successo qualcosa con te, qualche membro della panchina, no, ti hanno un po' rincorso? No, no, cosa no. È successo? Vabbè, mancava qualche sera all'inizio del recupero, già i festeggiamenti con qualcuno dello staff, infatti c'era, vabbè, sia Mazzoni che piangeva, che, questa lui, è bella, sì, questa vediamo, inquadriamola un attimo. Perché Luca, vabbè, era l'unico livornese che ha giocato ai playoff, la sentiva in modo particolare, ha lottato dalla panchina al Grosseto, ha lottato in campo contro il Grosseto, ha dato il meglio di sé. E la tensione all'ultimo per lui si è fatta sentire, si è sciolta, non solo nelle per larghe. Lui. Sì. Bravo Luca. Sì, sì. Telefonata, pronto? Sì. Pronto. Buonasera. Chi? Luca? Sì, chi sei? Sono quella signora della bandiera di via Machiavelli. Oh, no. È riuscito. Noemi è sempre stata in contatto con lei, eh? Appunto. Signora, ad una signora voglio non salutarvi si... tutti. Grazie. Una signora non si chiede mai l'età, ma lei l'ha ricordata più volte. Quanti anni ha lei? 88 finiti aprile. Bella, che bellezza. Sono 4 anni che metto la bandiera del Livorno alla finestra. Ho salutato anche Protti quando è stato da voi. Vero Noemi? Sì, sì, la signora chiama spessissimo, ci siamo tenute in contatto. Comunque sono contentissima, durante... anche se muoio ora non mi importa. Siamo in Serie A. Va bene, un abbraccio signora. Siamo in Serie A. Un abbraccio. Tutti. Forza Livorno! E mi auguro anche quest'anno di poter mettere la bandiera per sempre. Ce lo auguriamo anche noi. Un abbraccio signora, è stata grandissima. Grazie Luca, perché conosci bene mio figlio. Lo so, lo so. Un saluto anche a lui naturalmente. Grazie. Allora, ci fermiamo un attimo con le telefonate, perché qui c'è lo spettacolo dei tifosi. No, no, continuiamo un attimino sulla panchina, vai, vai. Come dicevi te. Il dottore, due massaggiatori, fisioterapista che vivono un po' nell'ombra tutto Senti, l'anno. Ma loro due sono stati divisi alla nascita. Sì, sì, sì. Sì. Si sono ritrovati poi in panchina, gemelli. Vabbè, c'è da dire che la sentano da livornesi veri, nonostante uno sia empolese e l'altro pisano. E quindi, e poi io volevo fare un saluto particolare a Manlio Porcellini, che ha fatto un miracolo tra le due partite di Brescia, perché ha messo insieme, ha rimesso in piedi Tavano facendo cose. Lavoro certosino per tutto sempre. L'anno, sì, Manlio è mitico. Vediamo un po'. E qui abbiamo un'altra figura, cioè... Paolo Nassi, le fondamenta quasi del Livorno, eccolo lì, l'esultanza di Nassi, questa è bella. Quante ne ha prese? 25.000? Ancora no, ma sono convinto. Allora fermati un attimo, sì. Lì poi ci torniamo, adesso andiamo a vedere una scheda che abbiamo preparato sullo spettacolo del tifo, dopodiché ci colleghiamo con Fabrizio Pucci con le ultime di mercato e poi vi faccio vedere tutte le perle di Diamanti, il perché Diamanti vale 12 milioni di euro. Questi gol stupendi di quest'annata fantastica sua, poi faremo anche quella di Tavano che insomma ha fatto cose strabilianti. Adesso tutto sul tifo, il tifo di curva dello stadio in generale e i momenti dei gol inquadrando solo la curva. Thank you.
Belle immagini che rimarranno nella storia del Livorno Calcio, dei tifosi e naturalmente di Granducato che attraverso gli highlights aveva la possibilità di filmare tutte queste immagini ancora una volta che fanno la storia del Livorno Calcio e ci serviranno dopo aver fatto il 90esimo per fare il centenario, il servizio sul centenario, rimettendo insieme tutto quanto. Noemi, è un'emozione grande. Mamma mia, rivederle anche adesso, vengono i brividi, poi quella canzone sotto ci stava proprio bene, è stata un delirio, una festa, veramente, soprattutto dopo il terzo gol ormai si vedeva proprio che la gente non ce la faceva più aspettare, volevano andare tutti in campo, tutti a esultare, ormai era finita e c'era solo da festeggiare. Pietro, in uno stadio così vincere è difficile, no, per chiunque. Ci ho ripensato dopo, io mi immagino l'impressione per una squadra avversaria entrare in uno stadio così, a parte che ho sempre detto, se noi non avessimo avuto la pista d'atletica saremmo usciti dall'incubo della Serie C almeno 25 anni prima, perché questo è uno stadio veramente importante, ma poi veramente una delle poche volte in cui lo stadio ha veramente messo qualcosa di più in termini di determinazione. Lo sentivo, io sono abituato a stare in curva insomma tutte le domeniche, ma c'era una volitività, una voglia di schiacciare chiaramente sportivamente l'avversario, tifo corretto anche... Sfottò molto, molto tranquilli con gli altri, insomma la serata perfetta. Diciamo. Una curva al gran completo abbiamo visto. In assoluto, con tutti... in assoluto. Io all'inizio anzi storgevo la bocca perché vedevo che la gradinata tardava a riempirsi, sicché ho un po' infamato qualcuno anche su Sky, invece poi hanno fatto il loro dovere. No, da giù si sente comunque, quando sono in campo così, gli ultimi tre mesi sembrava di andare, ma nemmeno a lavorare, un operaio in cassa integrazione, con tutto il rispetto, che c'è, cioè, giramento di scatole, va lì, silenzio, brusio. Senti... Anche per te trovare i soggetti, no, giusti, le inquadrature, no, no, è molto più difficile. Immaginati un giocatore che entra e trova lo stadio per tre quarti vuoto, il solito spicchino che contesta, eccetera. Invece un ambiente come quello, tutto il lavoro hanno fatto i ragazzi della curva, della gradinata, c'era un entusiasmo che proprio ti assaliva. Fai vedere altri due scatti prima di collegarci, vabbè, con Fabrizio Pucci per le ultime di mercato. Il Livorno ha acquistato Cristian Raimondi, si partirà da lì con Fabrizio che è su a Milano. Questo è un omaggio a un super tifoso di Diamanti che ha fatto un mega poster con tanto di autografo. Senti, e dedica. Ti ricordi, Ale, il concorso che facemmo qualche, certo, anno fa, certo, che dette il via a uno stadio particolarmente colorato? Un successo che non immaginavo. Ci riproviamo il prossimo anno. Ci riproviamo, speriamo che ci sia l'entusiasmo, e la partenza ci dovrebbe essere, e tanti ragazzi son tornati allo stadio, per cui speriamo di ricolorare un po' lo stadio Amarante. Fabrizio Pucci c'è in linea? Eh? Ancora no, ancora andiamo avanti. Tra l'altro facciamo una cosa, vediamo un altro tuo scatto, poi prendiamo al limite tempo per un po' di colore per di poter curva. Parlare di mercato. Che non fa mai male, perché rivederla bella piena, colorata. Non piegare un istante giammai, eh? Insomma, via. Avresti fatto anche te il gol al volo, no, di destro. Sembra scattata 7-8 anni fa questa curva B. Sì. Ma non è che si può pretendere questo tipo di affluenza sempre, ma io lo dico veramente. Se tutti i soggetti mettono il suo, abbiamo sentito delle parole anche importanti da parte del sindaco, credo che questo sia un investimento per la città verso se stessi, cioè ritornare allo stadio e sostenere la città in una platea così importante come la Serie A è un regalo che ci facciamo prima di tutto a noi. Allora, facciamo intervenire in diretta questa telefonata. Allora, l'annuncio è particolare, l'operatore mi dice c'è al telefono il presidente. Io dubito che Spinelli in questo momento, sbagliato com'è, voglia intervenire in diretta, quindi sarà qualcosa di... Pronto? Buonasera a tutti. Questo, oggi, buonasera, no, presidente. Guardi. Veramente, mi creda che sono felice di vedervi tutti quanti, lì abbracciarvi, c'è anche Novi che lo saluto, che mi ha fatto delle foto in perizoma. E poi ci volevo dire che Pucci non c'è perché l'ho sequestrato qua io. Lì a Milano? E che, sì, certo, no, ci volevo dire che siete stati dei bravi ragazzi, che comunque abbiamo un nuovo acquisto quest'anno. Chi è? Ronaldo. Cristiano Ronaldo e Adriano, le vogliamo tutte e due qua, guardi.
hanno aperto una paninoteca qua a Tirrenia, che sono dei bravi ragazzi, mi creda. Puntiamo su di loro, non era preparata questa, io non so come ha fatto a prendere la linea, ma senta Presidente... No, guardi, sono al Cantagallo io. A Cantagallo? Sì, sono qua che sto mangiando qualcosina, che sono dimagrito perché sono stato male, mi creda l'altra volta, mi creda veramente, mi creda. Leonardo Fiaschi, grazie del tuo intervento. Ma come fate? Leonardo, sei fortissimo. Io dicevo... Ce l'ho fatta a prendere la linea, eh? Come hai fatto? Ti sei messo lì a... Ho fatto un collegamento con l'Eteri e poi sono tornato giù. Grande Leonardo, hai fatto bene ad intervenire. Hai portato la voce del Presidente. È il suo momento questo, naturalmente. Certo, comunque volevo dirvi che Diamanti l'abbiamo valutato 80 milioni, eh? Non ho dubbi. Leonardo, rimani lì, ti faccio rivedere tutti i gol di Diamanti, così capiamo perché vale 80 milioni, ok? Ok. Un saluto, ciao, grande, Leonardo Fiaschi. Ciao, grazie a voi. Ciao. Allora, Fabrizio Pucci, è pronto. Allora, è cominciato il mercato. Nelson Ricci insieme ad Elio Signorelli sono a Milano. Franco Ceravolo non fa più parte del Livorno, questo lo abbiamo sottolineato. Tra l'altro io devo sottolineare una cosa, che la squadra che poi è arrivata in Serie A è stata costruita da Spinelli nella prima parte insieme ad Elio Signorelli e poi Franco Ceravolo l'ha gestita per una parte. Questo è giusto sottolinearlo anche per correttezza nei confronti del lavoro di tutti. Adesso Signorelli con Nelson Ricci che torna a Livorno dopo... due anni mi sembra, dopo due anni è laggiù a Milano. E che cosa stanno facendo? Fabrizio Pucci? Fabrizio? Sentiamo se riusciamo. Non niente. Ecco Fabrizio, ti sentiamo. Mi senti Fabrizio? Adesso sì. Oh, allora. Adesso con la A, tra l'altro. Adesso con... Maiuscola. Senti, esatto. Fabrizio, noi naturalmente abbiamo l'opportunità di averti a Milano e sì. Di avere una linea diretta con l'Ata Hotel. Che succede lì per il Livorno? C'è un po' di movimento. Allora, diciamo che oggi è stata un po' una giornata interlocutoria, però diciamo che i quartier generali del calciomercato sono e l'Ata Quark e l'Hotel Hilton, che è un grande albergo che si trova in zona stazione centrale qui a Milano e dove spesso, anzi quasi sempre, si ritrovano procuratori, agenti di calciatori, dirigenti, direttori sportivi. Al momento sta prendendo però piano piano piede chiaramente l'Ata Quark. Io ho fatto un giro oggi, ho fatto un giro anche nei giorni scorsi, ho parlato con il presidente Spinelli, ora non so di che cosa abbiate trattato in trasmissione perché purtroppo... A flash Fabrizio, veloce perché c'è il tempo che... Allora faccio prestissimo, a fare Diamanti al momento a Livorno non è arrivata nessuna offerta da parte dell'Inter, si è ventilata l'ipotesi di 4 milioni più Rivas, che come viene definito qui a Milano è abbastanza un cacciavite, quindi è un'ipotesi comunque da scartare. Non è arrivata nessuna offerta dall'Inter, aveva fatto un timido approccio il Parma per Diamanti, ma veramente un timido approccio che è stato respinto. E quindi al momento Diamanti è un giocatore del Livorno, ha il contratto fino al 2013 se non vado errato, e quindi Diamanti per il momento non si muove. L'Inter non ha ancora mai alzato il telefono per chiederlo al Livorno. Capitolo allenatore, da oggi cominciavano le consultazioni, definiamole così con un termine politico, Beretta e Ruotolo, come ben saprete, sono i due papabili, leggermente defilato Mazzarri. Qualche tempo fa Mazzarri, intervistato tra l'altro da colleghi qui di Milano, aveva detto che avrebbe voluto prendersi un anno sabbatico, quindi obiettivamente credo che la candidatura di Mazzarri possa essere abbastanza debole da questo punto di vista. Lucarelli. Sono questi i movimenti. Lucarelli, c'è un problema di ingaggio, Lucarelli guadagna sul 1,7 milioni, credo, vado a memoria. Il Livorno non arriva a pagare tanto, bisognerebbe che il Parma si accollasse una parte dell'ingaggio, il Parma non ne ha granché voglia, o quantomeno se ne accolla una parte, bisogna vedere se Lucarelli deciderà o meno di ridursi l'ingaggio come fece anni fa. Al momento però le parti si sono leggermente allontanate, diciamo che queste sono le ultime da Milano. Raimondi è certo, è stato annunciato ufficialmente. Sì, si è stata bruciata l'Atalanta, sì sì. Su questo poi sentiremo anche Noemi che ha qualche particolare. Fabrizio, rimani lì, noi facciamo vedere... i gol di Diamanti in questa scheda unica, particolare, che ci consente, grazie agli highlights, di rivedere nell'archivio le prodezze di questo giocatore. Poi ti saluto subito dopo. Tu fai conto di vederle, tanto le sai a memoria i gol di... Certamente. Vediamo insieme le perle di Diamanti.
Un concentrato di classe, di estro, di fantasia. Fabrizio, sei sempre lì? Certamente. Per salutarti e salutarci, il gol più bello di Diamanti per te, veloce. Il gol più bello di Diamanti per me è quello a Trieste. Trieste. Grande. Fabrizio, tanto faremo altri appuntamenti con i tifosi, altre trasmissioni, tu certo. Da Milano ci terrai informato. Certamente. Buon lavoro, un, naturalmente. Un abbraccio a tutti. Saluti. E forza di voi. Ciao, Fabrizio. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. Pietro. Ho consumato una vendetta stavolta, perché siccome te, Fabrizio, sei sempre stato a Treviso dove non c'ero io, a Piacenza dove non c'ero io, stavolta c'ero io, non c'eravate voi. Senti, il gol più bello. No, anch'io Treviso, però credo i più importanti, quello che ci ha rimesso in gioco al Grosseto mentre perdevamo 2-0 e poi quello che è il segno del destino, il gol col Brescia all'andata. Noemi. Ma sono tutti bellissimi. Forse faremo prima a dire quello più brutto, quello contro il Modena, perché poi sono veramente tutte delle prodezze. Tutti belli. Ale? Nessun giocatore fa tutti questi così. Trieste belli. È l'ultimo. Trieste è l'ultimo. Siamo quasi in conclusione. C'è da salutare Farouk, giusto? Farouk. Che ti ha visto andare via dalla partita a calcetto e non si spiegava il perché. Dice che vivo sempre di corsa. Ho detto, guarda su Grando Caso, si saluta, se la meriti. Un saluto, naturalmente. Grande. Anche lui tifoso, no? Sì, 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 indubbiamente lui. Potrei essere grande giocatore. Arriva il saluto. Il saluto suo, uniamo quello a tutti, di tutti gli sportivi. Vi facciamo un bel saluto. Dobbiamo chiudere. Pietro, grazie per grazie tutta la stagione, voi, ti vogliamo voi, qua in Serie A il prossimo anno, grazie a Noemi per tutto grazie il lavoro svolto, grazie ad Alessandro e alle grazie sue belle foto, vi prometto che durante quest'estate, insomma, non ce ne perderemo una, seguiremo passo passo l'evolversi della situazione del Livorno, il ritiro, la partenza del campionato e tantissime altre cose, trasmissione anche con tanti tifosi in diretta, le stiamo preparando per regalare un servizio di Serie A e da Serie A. Saluto a tutti.